Anche l'ITIS di Città di Castello è in mobilitazione. Stamattina, prima di entrare a scuola, i ragazzi però hanno avuto una piccola disavventura che ci facciamo raccontare da Alessandro. Che cosa è successo stamattina? Allora, stamattina noi siamo venuti presto a scuola, volevamo occupare, e appena siamo arrivati è arrivato una bidella chiamato il preside. Il preside ha fatto suonare, è risultato dal computer della scuola che ha fatto suonare l'allarme che è collegato ai carabinieri. A questo punto sono arrivati anche i carabinieri che hanno preso i nomi nostri e si hanno fatto andare via. Quindi voi è un metodo intimidatorio del preside? Penso che col preside non voglia lasciarsi tanta possibilità di dire la nostra su queste cose, anche perché abbiamo provato a parlare col preside stamattina, si è rifiutato di parlare con noi. A questo punto noi abbiamo deciso di entrare a scuola e decidere noi cosa fare, nonostante ci sarebbe lezione normalmente. Anche al liceo classico Pino Giorgio c'è assemblea, avete intenzione di occupare? Ma io credo che la volontà ci sia. Ci stiamo muovendo, stiamo collaborando anche con le altre scuole e dobbiamo vedere a momenti quello che sarà piuttosto fare. Naturalmente al liceo classico abbiamo parlato con uno studente, ma c'è anche Davide Magini che da ieri è vicepresidente della consulta degli studenti di Perugia, e poi Francesco Panfili. Sì. Francesco, quali sono le difficoltà che vi hanno prospettato i presidi? Beh, le difficoltà sono sempre le solite, cioè i presidi non ci appoggiano a pieno, in quanto chiaramente sappiamo che l'occupazione è una cosa illegale ed è una forma di protesta estrema. Comunque sia, noi siamo convinti delle nostre idee, abbiamo preso una scelta e quindi andremo contro anche la volontà dei presidi e dell'organo docente. Assemblea anche tra gli studenti dell'IPA, dell'Istituto Ugo Patrizi di Città di Castello. Parliamo con Marco delle prospettive. Avete intenzione di occupare? Sì, il nostro punto più fondamentale è l'occupazione, sì. E interverremo se tutti gli altri istituti avranno la stessa idea nostra in pratica. Che cosa ha detto il preside, il corpo docente? Niente, il preside ci ha messo al corrente dei nostri rischi che potremmo correre occupando, cioè andare incontro alla legalità. Anche dare soldi alla scuola privata forza in qualche maniera la Costituzione? Sì, perché secondo me non è giusto che lo Stato privi a noi, scuola pubblica, di un certo tot di denaro. Siamo all'Ipsi, alla scuola capofila Città di Castello, la scuola cioè che ha occupato fin da ieri sera. Poi però stamattina anche in questo istituto si sono verificati dei piccoli aggiustamenti. Che cosa è successo? No, niente. Dato che le altre scuole non avevano occupato, abbiamo deciso di partire insieme a loro. Quindi, allora, oggi non si sa ancora di preciso se partiamo oppure no. Le probabilità sono al 50%. Sappiamo solo che le scuole sono in mobilitazione. Questo e basta. Stesso clima l'IPC Cavallotti, con Gianluca parliamo delle prospettive per questa scuola. Sembravate in un primo momento orientati all'autogestione, invece stamattina è uscito fuori qualcosa di nuovo? Sì, che insieme a tutte quelle altre scuole, il movimento studentesco, abbiamo deciso per una nuova forma di protesta, l'occupazione. Questi bambini non lo sanno, ma con l'inizio del nuovo anno scolastico anche nel loro piccolo mondo sono accadute cose importanti, maturate gradatamente e affermate in via definitiva da un documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno scorso. Il documento in questione è un decreto ministeriale, meglio noto come decreto sui nuovi orientamenti per la scuola materna. Un vero e proprio testo programmatico a cui dovranno riferirsi tutti gli insegnanti del settore, che via via ha assunto sempre più il volto di un'autentica scuola, trasformando in agenzia educativa quella che era un'istituzione prettamente assistenziale, nata nell'Ottocento come asilo, ossia come luogo di semplice accoglienza e sorveglianza per i bambini delle famiglie più povere. Divenuta poi parcheggio più ampio anche per altri ceti e classi sociali. L'asilo è oggi una scuola nel senso più pieno, perché si è riconosciuta la fondamentale importanza che ha il periodo dai 3 ai 6 anni nel processo di formazione di ciascuna persona. Adesso, con i nuovi orientamenti, la materna assume definitivamente il ruolo di primo anello del nostro sistema scolastico. Ad essa viene assegnata una precisa funzione sociale e pedagogica, che consiste nello svolgere un servizio educativo di elevata qualità.
In che consiste il suo compito, come viene svolto, quali sono i metodi e l'organizzazione, ce lo dicono le insegnanti della scuola Centofiori di San Sepolcro, considerata un modello nel suo genere e quindi all'avanguardia per quanto riguarda le innovazioni. Per la prima volta si parla di campi di esperienze del bambino, ossia il bambino per acquisire certe capacità deve innanzitutto sperimentare, e diciamo che se oggi gli diamo la possibilità di sperimentare nei vari campi, nelle varie discipline, il bambino riesce a raggiungere dei traguardi notevoli. E diciamo che noi siamo molto d'accordo nel fatto di chiamarli campi di esperienza, che vogliono innanzitutto perseguire questo, ossia far sì che il bambino acquisisca capacità logiche, comunicative, operative, e anche che da un punto di vista della personalità sia un bambino autonomo, sicuro di se stesso, è un bambino sociale, aperto agli altri. Quali sono questi campi di esperienza che interessano in modo particolare i bambini dai 3 ai 6 anni? Sono innanzitutto i discorsi e le parole, che in questo discorsi e le parole intendono tutta la parte di quella che è la comunicazione. La comunicazione che non è solo verbale, ma c'è tutta una comunicazione che può essere gestuale, e quindi lì fa tutta parte quella che è la drammatizzazione, una comunicazione che può, fa parte anche, tocca il piano anche di quella che è la fantasia, le capacità artistiche, e poi diciamo lo spazio, l'ordine e la misura. Non ci dimentichiamo che, ecco, la cosa più importante, tutte le attività fatte nella scuola materna devono essere fatte sotto forma di gioco. Nota che c'è molto di nuovo oppure già alcune esperienze le avete realizzate? Molte esperienze sono state realizzate, ci sono anche cose nuove, indubbiamente tutte cose molto belle, però io volevo dire che molto difficile da attuare con sezioni di 28 bambini ciascuna. Ecco, questo è uno scoglio molto grosso che purtroppo il ministro, la legge ancora non ci ha permesso di superare. Una rapina a mano armata insolita, quella messa a punto questa mattina alla filiale di Selcilamma della Cassa di Risparmio di Città di Castello, visto che al momento dell'apertura della banca gli impiegati hanno avuto la sorpresa di trovare già all'interno i ladri. I rapinatori infatti questa notte con tutta calma si sono introdotti segando le sbarre di una finestra posta sul retro dell'edificio all'interno del bagno, dove sono rimasti fino a questa mattina. Intorno alle 8 gli impiegati ed il vice direttore hanno aperto l'istituto di credito ed hanno iniziato il loro normale lavoro con l'apertura della cassaforte. A quel punto i malviventi sono entrati in azione, sono usciti dal bagno a volto coperto ed armati di pistola, hanno messo mano sulla cassaforte e si sono impossessati dei soldi, una 60ina di milioni circa. Durante questo lasso di tempo una delle due impiegate, Matilde Pimpolari, è stata fatta stendere a terra. Poi la ragazza, assieme alla collega Libera Bigotti e al vice direttore Ivano Schiattelli, sono stati rinchiusi nel bagno. In quel momento i ladri si sono impossessati delle chiavi dell'auto del vice direttore dell'istituto di credito e sono fuggiti a bordo del mezzo. L'auto, una Nissan, è stata trovata più tardi nel centro di Lama. Solo poco dopo gli impiegati di banca sono riusciti a liberarsi ed hanno dato l'allarme. Questa mattina a caldo abbiamo raccolto la testimonianza del vice direttore dell'istituto di credito, Ivano Schiattelli. Ecco, dottore, ci vuole raccontare in pratica che cosa è successo questa mattina? Sì, diciamo che eravamo appena entrati e stavamo facendo le normali operazioni di apertura dell'agenzia, quando all'improvviso sono entrati queste due persone dalla porta del bagno e praticamente ci hanno, diciamo, immobilizzato e hanno fatto... Erano già dentro quindi? Sì, noi quando siamo entrati praticamente erano dentro, sono entrati da una finestra. E ci hanno praticamente immobilizzato, loro hanno prelevato qualcosa, poi si hanno chiuso dentro il bagno, siamo rimasti chiusi dentro il bagno tutti gli impiegati e loro sono usciti dall'ingresso principale. Poi so che le hanno preso le chiavi della macchina e sono fuggiti con la sua auto. E penso. Io avevo le chiavi in mano, questo è passato, me l'ha presa e è andato via. Prova di evacuazione all'istituto magistrale INPDAP di San Sepolcro. Oltre 160 studenti con i loro insegnanti, bidelli, insomma personale della scuola, che riescono a lasciare libere le aule e i locali dopo la scossa di terremoto in quanti secondi?
Direi, diciamo, il tempo è 1:20 e poi c'è stata, diciamo, una parte finale con, diciamo, con una classe tutto sommato che si era un po' sfaldata, quindi dovrà essere coordinata meglio. Però quello che è importante rilevare non è una corsa contro il tempo in certi frangenti, ma bensì raggiungere l'obiettivo principale, che è quello di coordinarsi, uscire in modo organizzato, senza ovviamente farsi prendere da momenti di panico e via dicendo. Quindi riteniamo assolutamente che le future esercitazioni che spetteranno in questo studio come negli altri non dovranno rappresentare una corsa con il tempo. Chi risponde ai nostri microfoni è Maurizio Biagioli, presidente del gruppo di protezione civile Alto Tevere di Sansepolcro, che ha realizzato questa prova in collaborazione con gli addetti della comunità montana Val Tiberina Toscana. Altro avvertimento, Maurizio, che tu hai dato: appena si esce in strada, stavolta il passaggio era chiuso dai vigili urbani, però normalmente in casi in cui il terremoto si verifica davvero bisogna stare attenti appunto anche alla circolazione dei veicoli, perché il panico è generale. In questo caso la scuola ha precedenza su tutto? Sì, direi certamente. È chiaro che in una ipotetica situazione di allarme creata da una scossa sismica, probabilmente il panico è dentro i ragazzi che sono a scuola, ma può essere anche nelle persone che sono fuori, per cui fondamentale è il ruolo che ricoprerà una persona, la rappresentante della scuola, sia personale, docente o non, sarà quello ovviamente di uscire in strada, e soprattutto in istituti come questo, che sono ovviamente posizionati proprio sul ciglio di una strada, e provvedere alla chiusura del traffico. Siamo con la professoressa Anna Maria Fiorucci, preside dell'Istituto Magistrale IMPDAP di Sansepolcro. Al di là del fatto che, trattandosi di una simulazione, forse questo presunto terremoto ha creato un po' troppa allegria fra i ragazzi, l'importante però è che abbiano capito come sapersi muovere e che soprattutto rispolverino, semmai ce ne fosse bisogno, nessuno se lo augura, quel minimo di freddezza necessaria, perché poi di fronte all'evento vero ci si può comportare in maniera diversa. Comunque sia, nel giro di pochissimo tempo il vostro istituto è stato completamente evacuato e questo è già un primo importante risultato. Sì, in effetti come prima prova sono soddisfatta del comportamento sia dei miei collaboratori che dei ragazzi, del personale di segreteria, di tutti, perché siamo anche disposti su due piani, quindi 167 ragazzi, e in pochissimo tempo abbiamo visto che siamo riusciti a far evacuare tutti. Quindi pensiamo di poterci ancora migliorare, chiaramente, però già i risultati ci danno soddisfazione. Angelo Flavi, 72 anni, e Gina Leandri, 70, si erano sposati 50 anni fa, in tempo di guerra, e proprio a causa della guerra non avevano potuto festeggiare degnamente il loro matrimonio. Un'unione solidissima, dalla quale sono nati tre figli, Denise, Iris e Danilo, che domenica scorsa si sono stretti attorno ai genitori, assieme ai nipoti, agli amici e a tutta la popolazione di Pistrino, ed hanno vissuto così una grande giornata di festa, al centro della quale naturalmente erano i due coniugi, che hanno passato una vita in comune, attraversando le varie vicissitudini che un così lungo lasso di tempo inevitabilmente riserva a chi come loro ha lavorato molto, ha cresciuto tre figli e ha saputo mantenere vivo un sentimento di amore, stima e fiducia reciproca che costituisce ancora oggi l'ossatura di una vita semplice ma sincera e aperta al mondo e alla gente. Quella stessa gente che assieme ad Angelo e Gina ha organizzato domenica la grande festa di stampo contadino, la civiltà alla quale appartengono, con una cavalcata fino alla chiesa da parte di amici e parenti e con la corsa in calesse per le strade di Pistrino e infine la commovente cerimonia nella chiesa parrocchiale. Che cosa è cambiato in questi 50 anni? È cambiato che si è fatti un po' anzianotti, però è una bellezza che ci siamo arrivati e tutti questi amici che ci stanno tutti intorno, è una bella cosa. Ma come mai una festa di questo genere, così in grande stile? Perché l'ho pensata che la prima hanno potuto fare bella, ho voluto fare questa. Perché lui va coi cavalli, no? C'è il club dei cavalli, tutti gli amici sono venuti tutti col cavallo. Signora, dopo 50 anni è ancora innamorata del signor Angelo? Ora più! Perché da giovane c'è sempre qualcosa da dire, invece ora no. Ma poi la moglie fa comodo più da vecchi che da giovani, si ricordi? Tanti auguri allora, Angelo, tanti auguri, Gina, e congratulazioni. La vostra vita, ce l'avete dimostrato, deve essere stata bellissima e continua ad esserlo ancora oggi. La
l'Alto Tevere non è nuovo a Gino Bartali, che già lo scorso anno era stato presente qui a Città di Castello in occasione del Giro d'Italia, dove è stato uno splendido protagonista, ma in precedenza ha avuto addirittura una storia di vita che probabilmente oggi racconterà anche a piacere Rai 1. Ancora una volta in Alto Tevere, con quale emozione, con quale sensazione? Beh, io ne faccio parte sempre emozione, perché mi ricordo che sono stato qua un mese da Santino Capaccioni insieme ai tuoi con Piero Mariotti su a San Francesco, posto meraviglioso, senza troppe case, senza troppa confusione, quella che piace a me, perché sono sempre stato in confusione, le corse, alla riva, le partenze, a casa, ecco, e sono venuto, e passavo tante volte di qua perché andavo sull'Adriatica passando Bocca Travaria. Ora con la superstrada vado a fare il cuore fiorito perché mi rende più breve. Le volte che ho tanti ricordi, questa volta è la più bella ricordo, me l'hanno fatto ricordare proprio oggi perché ritrovo i vecchi amici del 1943. Nella sala stampa del Teatro Comunale Tifernate incontriamo una celebre attrice, Franca Valeri, che così definisce il mestiere dell'attore parlando della sua personale esperienza. Certamente ci sono delle persone dotate per cui la preparazione tecnica non è eccessivamente necessaria, altri invece che magari uno non supporrebbe mai che diventino degli attori, che riescono a diventarlo, ma non è il mio caso, io sono un po' nata con queste capacità di voce, di mimica, perché sono un'attrice comica e come tale ho una predisposizione, diciamo, a esemplificare con la mimica i miei personaggi. Ci troviamo in località Spugnolo, a circa 1000 metri di altezza, nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano. Parliamo di una suggestiva attività, suggestiva per l'occhio esterno che la vede per la prima volta, che abbiamo osservato su queste montagne. E si tratta dello smacchio con i muli. Ecco, maresciallo Bigioli, diciamo innanzitutto cos'è lo smacchio. Dunque, per smacchio si intende l'asportazione in pratica dei prodotti legnosi dal letto di caduta che si trova sul bosco a un piazzale di carico dove può accedervi un mezzo meccanico molto più grosso e capiente. Ecco, e questo taglio quindi viene fatto con i muli per quale motivo? Le sensibilità ecologiche di oggi sono diverse da quelle del passato, per cui oggi sarebbe incomprensibile e detestabile sicuramente procedere alla costruzione di piste forestali in luoghi estremamente impervi, e quindi abbiamo adottato, cerchiamo di far adottare appunto questo sistema di smacchio con i muli, perché come lei ha visto non occorre aprire piste di nessun genere, ma solo un piccolo sentiero dove l'animale passa e transita tranquillamente. Tra l'altro il mulo è un animale molto resistente, ha la possibilità di portare più di un quintale sulla schiena. Sì, infatti il suo carico si aggira intorno a un quintale e mezzo, due quintali per volta. È un animale che purtroppo va scomparendo qui da noi, perché nel passato c'è stata questa meccanizzazione un pochino, forse un pochino troppo insensata, però lei ha visto che comunque è un lavoro molto duro questo che espletano questa gente, questi sì. Vetturini. Io ho detto suggestivo, ma solo superficialmente per chi lo osserva senza saperne nulla, perché mi pare di capire che sia un lavoro durissimo. È un lavoro durissimo, molto faticoso, qui non c'è orario, in pratica partono la mattina le prime avvisaglie del giorno fino alla sera al tramonto, fino a che si vedono, in pratica loro fanno questo lavoro. Il forestale è una legge abbastanza vecchia, ma attualmente è ancora diciamo molto attuale, valida. Noi, come vedete qui, noi siamo su un bosco di faggio e abbiamo fatto un taglio a sterzo, abbiamo consigliato al proprietario di fare un taglio a sterzo perché proprio questo tipo di taglio permette di conservare la specie in modo migliore che in un altro tipo di taglio. Ho capito, soprattutto per questo tipo di pianta? Soprattutto per il faggio questo taglio si addice, mentre non lo facciamo per altre specie che hanno facoltà polonifera molto più intensa di quella del faggio. E ci sono delle contravvenzioni o delle sanzioni per chi fa opera con tagli che non sono consentiti? Ah, senz'altro, c'è la legge 3267 del 1923, che è una legge che agisce abbastanza energicamente per i contravventori alle norme forestali, e quindi si sono multe molto salate se non si attiene a delle norme forestali.